ricevendo Nutt sulla punta dell'arco, accoppiato della Valle, end on di Melli per Napier, rimane Nikolic sul blocco del lungo di Milano che poi rolla, bella palla nell'angolo per l'uomo Cabarro che attacca, il recupero di Petruccelli, assolve il contatto con il lungo, ancora Milano entra nell'azione offensiva partendo da Melli, palla in mano, end off per Tonut, poi Napier sulla punta dell'arco, si ritrova libero, ha spazio per la tripla, se la prende, la manda a bersaglio, fluido quello della Germania su questo possesso, Napier ubriaca con il crossover, Nikolic poi manda a schiacciare Melli, gran palla di Napier, grande finalizzazione di Nick Melli, sfida Napier uno contro uno, prova un tiro complicato con l'avversario addosso, lo sbaglia, rimbalzo Milano, Schitz fa correre l'uomo Cabarro che va al ferro, riesce a difendere Gabriel ma non può nulla sul tappeto di Pippo Ricci, Davis blocca per il francese che la ributta sulla punta dell'arco per Schitz, vuole attaccare Della Valle, crossover, arresto e tiro, Samuel Schitz a un secondo dalla sirena sul lungo ex Barcellona, Ricci triangolazione per andare a cercare proprio Davis contro Kobe, virata di Davis che brucia l'avversario, che va da Ricci accoppiato a Nicola Kelly, ricezione per Davis contro Comis, si mette spalle a canestro, poi si infila sotto la spalla dell'avversario, si va da Ricci, spalle a canestro contro Copain, serie di sportellate, poi semigancio mancino che il ferro premia, la transizione difensiva di Brescia, poi Schill si ritrova davanti a Massimur, aspetta il blocco di Voigtman che si apre sul pick and pop, si alza per la tripla e la manda a bersaglio, si avvicina a Napier, consegnato nelle mani del numero 13, finta il tiro, libera Voigtman che ha spazio per prendersi la tripla e ne metti un'altra, ultimi 65 secondi, si va a lunghi per Veron, Voigtman, taglio di Davis, non piazzata benissimo la difesa di Brescia, ottimo scarico di Davis per Veron, tripla bersaglio, 35 pari, da Tristan. Taglio di Tonut, Della Valle prova a difendere, arriva anche l'aiuto da parte di Otiase, Melli, palleggio, arresto e tiro, Milano in emergenza trova due punti, creando gioco per i compagni, 18-5 di parziale in questo terzo quarto, dall'altra parte Pippo Ricci prova a zittire il pubblico del Palladionese al 9%, sbaglia il secondo libero ma c'è il rimbalzo preziosissimo di Pippo Ricci che garantisce l'extra possesso alle A7, Schitz in penetrazione nel traffico, lei ha rovesciato straordinario che forza la conclusione e la sbaglia, si va dall'altra parte a cercare Schitz, spalle a canestro contro Della Valle, ribaltamento per liberare al tiro Peron che manda a bersaglio la tripla, con 5 secondi per andare al tiro, Napier sfida Massimur, va in penetrazione, perde la palla nel contatto con Cobbins, può liberare al tiro l'uomo Cabarro che non va a segno, poi Voigtman tocca soltanto il pallone, salvato in campo da Melli, ce ne prova Napier da 3! Sì, dopo tutti i canestri da 3 punti adesso fa vedere anche di essere un giocatore che può segnare in avvicinamento, veramente la partita completa per Cuono. Dall'altra parte il solito Shabazz Napier, bravo a buttarlo dentro. Grande risposta della Germania, Tonut gioco a due con Melli, lei ha provesciato che il ferro premia, gran giocata. Le energie si moltiplicano. Davvero nella rincorsa alla salvezza, questo può essere un colpo di bonus per Brescia, ma Shabazz Napier ha idee ancora molto diverse. Deve forzare il tiro sulla sirena, lo sbaglia sul secondo ferro, rimbalza l'attacco di Pippo Ricci che ci riprova subito da 3 e la mette per il meno 8 Milano. Comunque sia cambia poco, possesso Milano, meno 8, Tonut, Ricci dentro a cercare Davis contro Gabriel, isolato, finta sul piede fermo, stoppata di Cobbins, canestro pur validando, recupera palla Brandon Davis, ultimi 9 secondi di partita, l'uomo Cabarro al ferro, segna il layup che avvicina le A7 Milano, finisce così 83-74 Milano.